Visto il grande interesse riscontrato, oggi ho voluto fare un esperimento con questo termometro laser che misura la temperatura puntando il raggio laser su un oggetto. Quindi, per esempio, adesso mi suicido e la mia temperatura, che normalmente è bassa, è di 33,5 gradi. Ho puntato questo termometro sul telescopio al sole, come vediamo fra poco, e vedremo che risultati otteniamo. Così fugheremo ogni dubbio se le lenti si scaldano o non si scaldano e di quanto si scaldano e se possiamo rovinare un telescopio osservando il sole. Vi ricordo comunque di fare attenzione, al sole è sempre pericoloso, non bisogna mai sottovalutarne i pericoli e soprattutto tenere sotto controllo eventuali bambini che osservano o sono attorno al telescopio durante le osservazioni solari. Buon divertimento! Allora, adesso ci leviamo la soddisfazione di vedere che cosa significa osservare il Sole con un telescopio rifrattore e il prisma di Herschel. Per vedere che cosa succede, ho messo mezz'ora fa il telescopio puntato sul Sole con il prisma e la montatura motorizzata lo sta inseguendo. E adesso ho questa pistola laser che mi consente di misurare varie temperature. La prima misurazione che faccio adesso è misurare per terra per vedere quanti gradi sono. E sono 25,1 gradi. Adesso prenderò la temperatura della montatura, che è mezz'ora che sta al sole, quindi la parte nera dovrebbe essere calda. Adesso misuriamo la temperatura, che è di 20,6 gradi, 20,5. E adesso misurerò invece la temperatura dentro il telescopio sulla lente. Quindi metterò la pistola dentro il telescopio e vediamo cosa succede. Dieci gradi, virgola quattro. Quindi 10,4 gradi significa che la lente è più fredda della parte esterna del telescopio, più fredda del pavimento e più fredda della montagna. Quindi possiamo dire che la lente, essendo trasparente, non si scalda.